Ciao a tutti, allora oggi rispondo ad un tag, sono stata taggata da Federica Piccinini, Sweet as a Candy, che ringrazio ovviamente e di cui vi lascerò il video nell'info box come sempre. Questo è un tag che parte da molto lontano, se vi dico anche quale sia, magari potrebbe essere così utile anche per voi, anche se l'avrete già letto nel titolo, quindi comunque. E sono i 15 prodotti che utilizzo tutti i giorni. Dicevo, parte da molto lontano perché credo di non sbagliare dicendo che questo tag è partito da non so chi su Instagram. Infatti, diverso tempo fa, ma tipo un mesetto fa, sono stata taggata anche io, che ovviamente leggendo nella fretta della mattina mentre mi preparavo, dovevo uscire, piripipi, patapan, manco avevo capito che erano 15 prodotti, ne ho raggruppati un po' insieme. Infatti, se vedete la mia foto, vi mettete a ridere perché non lo so se sono 6, 7, 8. Ma no, sicuramente non sono 15, l'ho capito poi dopo quando ho letto con calma chi mi aveva taggato, insomma, vabbè, comunque come al solito. E credo anche di non sbagliare dicendo che questo tag ha traslocato da Instagram a YouTube tramite Alessandra. Alessandra è sempre The Gilmore Addicted. Mi sembra che lei sia stata la prima, o quantomeno delle persone che conosco io, che seguo io, sicuramente lei è stata la prima. Mo se è la prima delle prime o la prima di quelle che conosco io, insomma, poco ci importa, perché comunque sia sì, il concetto è quello. Quindi, dopo questa premessa doverosa, perché io mi vado sempre a documentare molto bene, passiamo ai prodotti. Mi sono accorta che ne uso ovviamente più di 15 giornalmente fissi, infatti alcune cose non le ho messe, però sono stata fiscale, ho detto no, ne scelgo 15, qualcosa è rimasto fuori e pace per lui, e sarà protagonista prossimamente in qualche altro video. Partiamo da tre prodotti su cui io non mi soffermo se non per farveli vedere perché se no me li tirate, cioè in fronte mi arrivano. Sono i prodotti per l'idratazione della Bema che ovviamente uso tutti i giorni. Uso tutti i giorni, 2 volte al giorno, il contorno occhi della Bema, che è quello che sputazza prodotto tipo uno gnu incavolato, tanto per intenderci, ma insomma se vedete i miei video lo sapete, lo risapete, comunque vedete che sta andando pian piano a terminare, è rimasto pochino. E poi la crema giorno anti-age, sempre lei, e la crema notte rassodante. Sapete che mi piacciono molto, sono dei prodotti bio. Questa è già la seconda confezione, la sto praticamente finendo, è rimasto un pochino nel bordo e stop. Questa è la prima volta che la utilizzo, sono buonissime, sono molto adatte a me, insomma mi piacciono tanto. Poi altro prodotto che c'è giornalmente in tutto l'ambaradan che mi spatafanghero sulla faccia e sul corpo è un burro cacao, io campo di burro cacao, questo è quello della e niente, non è il mio preferito nel senso che dei badger preferisco quelli cicciottelli, quelli un po' più con la confezione più grande perché sono un pochettino più cerosi, questo qui è molto oleosetto quindi va un po' in giro eccetera eccetera, però fa il suo lavoro e io mi trovo molto bene, devo dire che da quando anni e anni fa sono passata ai burro cacao completamente naturali, io non riesco più ad utilizzare nemmeno quelli che hanno un'alta percentuale di ingredienti, insomma, buoni. Sapete che ci sono quelli 85% di ingredienti di origine naturale, bla bla bla. Poi, dopo il lancio del burro cacao, una crema che sto usando già da qualche settimana che mi piace da morire ed è la crema per il corpo Almonoidi Tahiti della Phyto Kouge. Questa crema l'ho ricevuta in eredità dalla Simon Loves Makeup perché Simona ha la pelle da normale a leggermente secca, la mia pelle invece sul corpo è molto secca. Questa per lei era pesante, per cui ha detto magari per te è giusta ed è così. Questa crema per me è fantastica, a parte che ha un profumo, il paradiso, questo è paradiso per me. Poi non devo usare una quintalata di prodotto per idratarmi e le gambe, che già voglio dire siamo a cavallo perché io finisco confezioni di crema che manco me ne accorgo certe volte. Più che una crema corpo, questo è un burro corpo, anche se è bello cremoso e non è di quelli, insomma, avete capito. Va lavorato un po', se avete la pelle secca sapete che se si lavora un po' è meglio perché vuol dire che ci sono
varie componenti altamente idratanti che piano piano vengono assorbite e quindi vi permettono poi di avere una pelle idratata per più ore, cosa che molto spesso purtroppo non accade dopo qualche ora, cioè, sto punto e da capo. Questa crema mi sta piacendo tantissimo, quindi a parte c'ha un profumo, Madonna, cioè spaziale. Vorrei tanto che ci fosse un modo per farvi sentire i profumi, perché questo lo dovreste sentire, buonissimo. Poi, su queste neanche mi soffermo perché altri due prodotti sono l'acqua di Evian, ma va, non ve l'aspettavate che l'avrei tirata fuori, assolutamente no. E poi anche questo che è il tonico alle due rose della Natura Equa, che è il tonico che spruzzo sul viso la mattina e la sera, anche se lo sto alternando con quello ai fiori, cos'era? Ai fiori d'arancio, non mi ricordo, sì, fiori d'arancio, che non ha un profumo di quelli, come dire, eclatanti. Invece questo qui, anche se ha le due rose, anche se io non amo prettamente i profumi in tutto ciò che riguarda la rosa, non mi dà nessun fastidio, forse perché ormai mi sono abituata, perché spruzzandolo sul viso, vaporizzandolo, il tonico mi dura per molto tempo, insomma una boccetta, e questo lo sto usando da parecchio tempo. Qui ce n'è rimasto poco poco poco, ma io lo travaso poi nello spruzzino, insomma, quindi ce n'ho ancora un po'. E questi li conoscete. Altri due prodotti su cui mi soffermerei poco e nulla sono i prodotti che uso per struccarmi, e cioè lo struccante della Geomar per gli occhi, ve ne ho parlato da poco, il lenitivo. Io mi ci trovo bene, qualcuno di voi mi ha detto che le dà fastidio agli occhi, insomma provoca bruciore. Purtroppo queste cose sono soggettive, perché ci sono componenti che su di me non hanno nessun tipo di reazione, e su qualcun altro sì, cioè così e viceversa. Quindi mi piace un po' di più quello della Nuvance, già l'ho detto nel video dove ne ho parlato, che la Nuvance è una marca che trovo al Todis, che è un discount che non c'è ovunque, però c'è in molte zone, e che è sempre come questo naturale al 95%, però non mi sta dispiacendo, strucca abbastanza bene come quello della Nuvance. Non sono prodotti bifasici, sono acquosi ma non bifasici. Con alcuni prodotti tipo la Feline, la matita di MAC nera, che sapete che uso molto spesso, devo andare con un cotton fioc a rifinire, insomma a ripassare piano piano per struccarla bene, perché la Feline a me si incolla proprio nella rima, al limite della rima, quindi non riesco solo così con il dischetto a levare tutto. Però mi leva anche i matitoni, mi leva tante cose, insomma non uso, come sempre mi dico, mascara waterproof, ma mi piacciono, quindi mi piace anche lui. Questa anche idem, mi piace, questa è la seconda confezione che ho cominciato, e che dire, niente, secondo me è un'ottima micellare, strucca molto bene, non è particolarmente appiccicosa, untuosa o quel che l'è, costa poco perché mi sembra che io la paghi 3,90 euro, e insomma la sto continuando a comprare per questa ragione. Poi un prodotto anche lui più e più volte nominato nei miei video è quello di Natura Amica, cioè il deodorante. In questo caso è quello al muschio bianco, ma ne ho usati diversi. Ho usato, questa è la terza profumazione che provo. Mi piace perché su di me ha una buona reazione. Io sono tantissimi anni che non uso più i deodoranti tradizionali, non per un fatto di scelta di più naturale o meno naturale, ma per un fatto di allergie, non li posso utilizzare. Questo su di me ha un'ottima reazione. Come già vi ho detto nell'ultimo video in cui ne ho parlato, so che tante di voi li hanno scoperti, li hanno provati, tante di voi si sono trovate bene perché mi hanno scritto feedback positivi sotto i video, e tante altre invece non vi siete trovate bene. La prima cosa, io la ripeto sempre perché magari non è che guardate tutti i video, questi vanno agitati, c'è scritto dietro, perché sono a base di allume di rocca e le particelle altrimenti sedimentano sul fondo. Altra cosa è, purtroppo dipende poi da tanti fattori, dipende dal tipo di sudorazione, dipende da tante esigenze personali di pelle e tutto quanto. Su di me ha un'ottima tenuta, io l'ho usato anche in piena estate, insomma è una bomba. Poi, altro prodotto che sto utilizzando da relativamente poco, quotidianamente, perché è il prodotto per la doccia, ed è questo della Subio, al Monoi, il
Il Liang, vabbè, lui insomma, è la prima volta che utilizzo uno di questi prodotti per la doccia della Subbio. Questo me l'ha regalato Chiara di ordinonatura.net, che sa che amo il Monoi. Il profumo è molto delicato, da prodotto bio è molto delicato, non ha una persistenza di quelle, però è piacevole perché comunque nella doccia è avvolgente. Sentite questo profumo non eccessivo e che non è che vi perduri poi per chissà quanto tempo, insomma, post doccia. E la cosa fondamentale per me è che è delicato, quindi non mi va a seccare la pelle, e niente, quindi mi sta piacendo, non è niente male, sono 300 ml e that's all. Poi, ultimo prodotto, prima dei tre che riguardano prettamente il make-up, è un prodotto che avete visto da poco, perché io giornalmente utilizzo il profumo, a me piace molto il profumo. Quello che sto utilizzando da quando l'ho comprato è questo, che è la Gardenia Suprema della Borsari, è un'acqua profumata in eau de toilette, e mi piace tantissimo. Vabbè, già vi ho detto che io sono innamorata persa di tutto ciò che è profumazione alla Gardenia, e questo insomma... rispetta la regola, direi. Mi piace molto e tra l'altro ho scoperto che ha anche una buona persistenza nel corso della giornata. È un'acqua profumata che non svanisce nel nulla nell'arco di mezz'ora, 40 minuti, massimo un'oretta, ma rimane anche per diverse ore. Quindi l'ho pagato molto poco, perché l'ho preso d'acqua e sapone, l'ho pagato 7,90 euro. Ci sono varie profumazioni. E sinceramente ve li consiglio, se cercate una cosa fresca, carina, se vi piacciono questo tipo di profumazioni, andate a sentirsi, fate un po', vedete un po' voi, va bene. Poi gli ultimi tre prodotti sono i tre prodotti che utilizzo every day per il make up. Uno è un pennello super mega ultra economico ed è questo della Elf, quello, il Complexion Brush, lui, che io da quando la Elf ha tirato fuori questi pennelli, io non lo so se sono 4 anni, 5 anni, un boato, cioè vi farei vedere, cioè non si è mosso di una virgola, niente di niente. Tenete conto, io veramente penso che questo è l'unico ordine che ho fatto da Elf in vita mia, perché poi non ho mai più acquistato nulla. Questo pennello è una bomba, io lo uso sia per mettere quotidianamente il fondotinta, che vi faccio vedere perché è un refill, quindi è in questa palette per comodità e anche per non distruggerlo, per paura che mi cada, insomma, ed è questo, che è un fondotinta della Chanel, il Vita Lumiere in polvere compatta, la colorazione è il beige rose. So tutto, quindi questo è un altro prodotto che si aggiunge alla lista, e dovrebbe essere il numero 14, perché manca solo l'ultimo, che utilizzo con questo pennello. Lo vado a pucciare, mi piace anche la forma, perché è un po' piatta, cicciottosa, ma arrotondata, insomma è perfetta, e poi lo vado ad applicare sul viso, e mi sta piacendo questo fondotinta, devo dire che non è niente male. Ultima cosa che utilizzo everyday è la palette della Paola P, la Africa. Perché? Perché ha dei colori che puntualmente vado a miscelare con altre cose che poi decido di utilizzare. Tra i colori chiari da mettere sotto l'arcata, colori per sfumare, oppure utilizzo solo questa. Insomma, devo dire che da quando la ho, che saranno mese e mezzo più o meno, la uso veramente tutti i giorni, che sia anche solo un colore tipo questo qui per andare un po' a scurire la piega e a fare null'altro se non mettere il mascara, ma la utilizzo veramente tutti i giorni. Basta, ho finito, sono stata brava. Allora, non so chi taggare, perché questo video è già stato fatto da 14.000 amiche del tubo, quindi amica del tubo che non l'hai ancora fatto, ritieniti taggata, perché veramente non so chi taggare. Se mi viene in mente qualcuno lo lascio nell'info box. Vi saluto, vi abbraccio, vi bacio e ci vediamo alla prossima. E ciao Fede, grazie, ciao!